generazione sopravvissuta, perfino a Nicca Costa e agli anni di piombo, ai decreti delegati, ai servizi deviati, ai sofficini al pongo. Eravamo studenti, ci sentivamo operai. Certi giorni di festa non finivano mai. Aspettavamo il 2000 perché tutto sarebbe cambiato, ma tu l'avevi previsto che il futuro sarebbe passato. Lo immaginavi diverso, questo mondo un po' perso, che se provi a cambiarlo ti spara anche addosso per ritornare lo stesso. Sempre uguale a se stesso. Siamo arrivati alla decima edizione del premio Apollonio, eh? Sembra quanto è passato? 10 anni? 10 anni esattamente, sono passati 10 anni dalla prima edizione, nella quale non c'eravamo, forse neanche voi c'eravate. Tutto partito così quasi per scherzo, poi questo premio Apollonio si è ingrossato, insomma, e quindi fa sempre piacere quando le cose poi crescono. Vediamo che cosa succedeva 10 anni fa. 2005 era un anno importante, Benedetto XVI saliva al pontificato, veniva fondato YouTube, Marcello Apollonio era biondo, Massimiliano ci provava, la Juventus vinceva il 28esimo scudetto, poi revocato, esatto. Lance Armstrong vinceva il 7° tour consecutivo, poi revocato. Pamela Anderson appariva sui calendari in perizoma, poi revocato anche questo. Sono passati già 5 anni da quando sono stato premiato, come una cosa che mi onora molto, mi fa molto piacere. Stasera si è dimostrata ancora di più solo ai pugliesi, quindi sono pugliese doc, è la dimostrazione e questa serata. Sono solo che sei fragile, ma hai lasciatolo solo davanti a scuola. Vienimi a prendere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di Samsung. Ho le scarpe piene di Samsung. Che sta a succedere, fratello? Ho le scarpe piene di Samsung. San difficoltà, di Samsung. Ma non è che sta a cantare un playback e gli sta a saltarci di a questo? Di Samsung. Te dico io che gli è successo. A questo che si è staccato il ponte. E gli occhi pieni di te. Credo che ci sia una combinazione vincente fatta di pugliesità, fatta di spettacolo e di cultura, e fatta anche di un marchio prestigioso, un marchio che si è imposto a livello internazionale, una delle nostre cantine più conosciute e una delle migliori produzioni, per cui lunga vita al Premio Apollonio. Sei venuto proprio per il premio? No, sono qua perché mi fa piacere, perché praticamente ormai vengo a timbrare tutti gli anni io. Beh, non è che fa piacere, insomma, tutti, no, vai, anche poi a me, no, poi amici, insomma, unisco il piacere anche al lavoro. E stai facendo qualcosa? Sì, lavoro, no, sì, tu sai, insomma, il lavoro non manca. No, beh, certo. No, però sono qua anche per fare... non manca, purtroppo, sì. Qualcun altro. Sì, ma non fa niente. Sì, no, appunto. Qua, insomma, devo fare anche... Non lo so, non mi secca chiamarlo così, ma farò un provino adesso. Sei venuto al Premio Apollonio per fare un provino? No, sono venuto al Premio Apollonio. Ah. Perché poi c'è il buffet. Ah, per il buffet. Hanno detto, però, no, siccome stasera, dove vai a mangiare? Che mangiamo a fare? Ho detto a mia moglie, ci sono gli Apollonio, ma quelli danno da bere. No, ho domandato proprio al telefono, ma sta da mangiare pure. C'è da mangiare anche, no? Chiedo conferma, Marcello, Massimiliano, sì, dice che c'è non anche fate da mangiare. Come al solito che abbiamo il braccino corto, stasera, no. Si mangia stasera. Due attori peresi premiati con il premio Apollonio, che è un premio salentino, non c'è più religione. No, anzi, finalmente gli Apollonio sono stati i primi a sdoganare questo fatto che i salentini non amino il nord della Puglia. Quindi questo, come dire, è un premio che unisce e noi di questo siamo fieri. Sì, ma basta questa roba.
Forza Bari, dai. Forza Bari, forza, forza Puglia. Però se questo è il momento della Puglia, godiamocelo, non stiamo a porci domande, ma perché ce le dobbiamo porre? Sarebbe un grande onore per me poter ricevere un premio che è stato dato, come ad esempio questa sera, a un grandissimo come Renzo Arbore. Però io ho 27 anni, ancora devo farne di cose. Che stai bevendo, Antonio Maggio? Sto bevendo una gran riserva a Mani del Sud dei miei amici Massimiliano e Marcello Apollonio, perché quando si festeggia bisogna bere del buon vino. Ma vedrai. Nuzio e Di Biase, premiati dalla seconda edizione del premio Apollonio, avete portato fortuna e il premio Apollonio ha portato fortuna a voi, perché voi siete arrivati a Zelig, la Jalappas, quelli che è il calcio, e il premio Apollonio è arrivato alla decima edizione. Sì, e devo dire che i fratelli Apollonio hanno intuito prima di tutti che noi avevamo delle carte da giocarci e quindi ci hanno premiato veramente tanti anni fa, un premio che noi abbiamo sentito veramente come il nostro primo premio, vero? Sì, poi era il primo premio salentino, con Radio Salentino, quindi era un premio importante, lo è tuttora. E da lì l'escalation, se così si può chiamare, abbiamo fatto tutti questi programmi molto fortunati, quest'anno quelli che è il calcio, e quindi siamo tornati per ribagnarci di questa energia del premio Apollonio e ripartire per la stagione prossima. Adesso abbiamo un nuovo spettacolo, lo verremo a produrre in Salento molto probabilmente, e poi partirà per l'Italia, insomma, il nostro... Però al mare andiamo in Sardegna. No, non è vero! Nicky Vendola, buonasera. Per la prima volta qua, dopo tanti anni che ti abbiamo aspettato, tu te ne volevi andare e non ti hanno fatto andare via, mentre gli altri se ne vanno tranquillamente. Com'è sto fatto? C'è proprio questa porta scorrevole da una parte sola. Come funziona? Credo che sia molto importante difendere la propria libertà, la libertà dei propri pensieri, anche quando la paghi, anche quando vai controcorrente. Per me c'è una malattia che non sopporto, il conformismo, e io voglio stare da un'altra parte rispetto a dove stanno coloro che amano invece correre sul carro del vincitore. Il vino è cultura, è territorio, è sviluppo, è risorsa, è storia. Il premio Apollonio è un'ulteriore dimostrazione, ma noi siamo convinti che questo premio è il tassello di un mosaico più grande attraverso il quale il nostro vino è divenuto finalmente l'ambasciatore principale della Puglia nel mondo. Qui ci troviamo di fronte ad un'eccellenza che ha testimoniato concretamente sul campo come si possa partire fra mille difficoltà e giungere a livelli altissimi. Io personalmente preferisco il rosato, anche se il vero vino è il rosso, quello che fa sentire di più. In questo caso però abbiamo tre ipotesi, tutte e tre di grande qualità, e quindi siamo sicuri in un caso, nell'altro, nell'altro. E schiotti, quando schiotti, schiotti. Non c'è niente da fare. Frangaglio. Frangaglio a voi. Frangaglio a lei, frangaglio a tutti. Simone Colombari. Il ruolo dell'Università del Salento in questo sfornare continuo di eccellenze. Beh, l'Università del Salento credo che sia la fucina delle eccellenze, perché qui abbiamo un sacco di ragazzi, un sacco di giovani molto in gamba. Bianco, rosso o rosato? Rosato, personalmente rosato. Nero d'Avola o primitivo di Manduria? Questa è una guerra a casa nostra, l'abbiamo risolta così. Quando stiamo a Roma, io e il mio fidanzato, si beve salentino per nostalgia. Quando siamo qua, ci portiamo anche il siciliano. Contorta la cosa, eh? Scusate il ritardo, ma stavo vedendo l'ultima puntata dei Fratelli Caramaggio. Non riesco a rinunciarci, ho comprato cofanetto, è stata una pazzia, ho comprato cofanetto a rate. Io e tua sorella abbiamo litigato, non so se hai saputo. No, purtroppo non ho saputo, perché ultimamente mi sono un po' isolato per via di sto cofanetto Fratelli Caramaggio. Mi succhia ogni energia positiva. Me lo vedo, registro, quindi sto tranquillo perché registro, me lo vedo sereno perché è partita la registrazione. Praticamente a me non è che mi interessa vederlo, mi piace registrarlo. Lo presto, me lo faccio subito ridare. Chi gliel'ho prestato mi dice: che me lo presti a fare se te lo fai ridare? Cofanetta mia, tanta come parli, ti porto in questura. Un buon spettacolo teatrale è come un buon vino. Diciamo che il vino è qualcosa che
dipende anche dalla natura, no? Uno spettacolo teatrale secondo me non deve avvicinarsi al naturalismo, quindi sono due cose diverse. Amore, sapessi com'era il cielo a Roma qualche tempo fa, a guardarlo adesso non sembra vero che sia lo stesso cielo, la stessa città che ci guarda partire e volerci bene, che ci guarda lontani e poi di nuovo insieme, prigionieri di questo cielo, di questa città. Se dico premio Apollonio dico qualità, qualità, rispetto del territorio, eccellenze nel mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo e niente, e poi soprattutto divertimento, cioè il piacere proprio di stare insieme tutti quanti. Sta cadendo la notte, non so come salvarla. Mieru Apollonio. Se lo ciuccio non vuole cubbia, magari capischi. Mieru Apollonio. La prima fiata te ne innamori, la seconda te imbriachi. Mieru Apollonio. Se senti un zallone, un caurro, un ascaro, bilu Mieru Apollonio e dienti un signoro. Maniciate. Se te catti tre bottiglie di bianco, in omaggio tre busticelle di polverine che addientano euro. Bilu Mieru Apollonio. Cate faci più testo e scrafazzi ci derumpe le coglioni come una malotula. Yeu, biu Mieru Apollonio. Fanne così pure tie, cate tre è buono. E se non lo faci, mannaggia ci da muerto. Il raggiungimento della 10ª edizione, un traguardo quasi inesperato quando abbiamo iniziato in sordina e abbiamo raggiunto questi bei traguardi che spero stiate ad apprezzare pure voi. Ormai sono un gruppo di amici, di amiconi che ci vogliamo un sacco di bene e ci gratificano con la loro presenza e per questo siamo orgogliosissimi. Come immaginate il premio Apollonio fra 10 anni? Decisamente più vecchi. I capelli, se già sono bianchi, immagina come saranno, e con i soliti amici che aumenteranno di numero, sicuramente aumenteranno di numero. Io un sogno a cassetto ce l'ho, che era John Turturro, no? Che lui è di Giovinazzo, è originario pugliese, sarà molto difficile arrivarci, insomma, però ci proviamo. Il clarinetto, to, quello che fa. Io sono partito da quello, dal jazz. Mi ero innamorato del fatto che il jazz fosse improvvisato, tutto improvvisato, e quindi ho fatto l'improvvisazione prima alla radio con Boncompagni e poi alla televisione, improvvisando come stasera stiamo facendo noi. Ma insomma, questo è stato il grande contributo che ha dato la musica a me. 10ª edizione Premio Apollonio Renzo Arbore. Per aver regalato a tutti noi, con la sua grande arte, fatta di talento, cultura ed eleganza, momenti altissimi di spettacolo, musica e buon umore, che resteranno per sempre nella storia della nostra televisione e del nostro paese, irripetibili e indimenticabili. Partiva il primo colpo fino a ieri, è andato sempre bene fino a mo. Ti giuro non mi ha dato mai pensieri. E adesso che succede? Io non lo so. Un premio pugliese a Lecce, poi per me, insomma, che sono foggiano, è una medaglia in più, veramente, perché poi noi abbiamo avuto sempre una grande ammirazione per Lecce. Adesso non è che si arrabbiano i foggiani, che dicono sempre che io non sono campanilista, no, io sono campanilista, foggiano, però per la verità noi per Lecce abbiamo avuto sempre una tacita, anche espressa ammirazione, quindi venire nella Firenze del Sud, come dicevamo, è sempre piacevole. Ho fatto qui grandi concerti nel Salento,
grandi esibizioni, quindi mi sento un po' a casa e anche gli odori sono gli stessi e quindi sono molto felice per questo premio Apollonio. Birra e sai cosa bevi, diceva uno spot che lei faceva negli anni Ottanta. Possiamo dire oggi vino e sai cosa bevi? Si è convertito o ancora la sua bevanda preferita è la birra? Beh, io diciamo che è un fatto anche sentimentale quello della birra. Poi la mia famiglia, pochi lo sanno, non sono Apollonio naturalmente, però noi avevamo un vigneto e quindi si produceva vino, quel vino che poi veniva tagliato e veniva venduto nelle grandi cose, cioè, quindi la tradizione del vino è una tradizione di famiglia, quindi io bevo vino con grande sapienza perché bisogna bere bene, poco e bene soprattutto, quindi Apollonio va benissimo. Di un po', com'è andata la rapina alla posta? Siamo entrati in posta e un attimo dopo eravamo fuori. Un gioco da ragazzi? No, una porta girevole. Tom? Tom l'ho fatto fuori, ho fatto in modo che sembri morto da parecchio tempo. Come hai fatto? L'ho investito con una biga. Mentre io ho regolato i conti con Diego. Ma sì? Già, questa notte l'ho fatto sbranare da 10 Rottweiler. Ha detto qualcosa prima di morire? Accuccia! Mi dicono che vi hanno fatto una corte spietata per venire qui al premio Apollonio, come sono riusciti a convincervi? Ma non è questione di convincere, cioè che gli anni scorsi non siamo riusciti a venire, quindi abbiamo sempre detto e promesso di ritornare, quindi di esserci, siamo qui finalmente. Sì, sì, è andata così, giuro. Non è andata così, esattamente. Come li hai convinti? Mi hanno ricattato in base alle forniture dei vini, probabilmente riusciremo detto, ad ottenere. Lo sta dicendo. Sappiatelo, non sono sinceri. Quante casse di vino vi sono arrivate? Non lo so, è partita la nave stamattina, però. Immunità e votare una legge che ti protegge, immunità, ti cancella il reato con un decreto, immunità. Fa sembrare pulito anche un bandito, immunità, immunità. Immunità, l'evasione fiscale diventa legale con l'immunità. Come lo immagini fra 10 anni il premio Apollonio? Io faccio, non lo so, io dopo un po' lascio le cose perché temo che poi ci sia necessariamente una flessione, penso che sia nella natura delle cose, sia fisiologica e quindi ci sia bisogno sempre di un ricambio. Quindi fra 20 anni lo immagino magari senza di me, io magari posso essere tra quelli seduti tra il pubblico o comunque partecipare sul palco, dare il mio contributo, ma magari con tutto l'affetto che ci lega, insomma con i fratelli Apollonio, spero che sempre in virtù di questo affetto e non in difetto dello stesso, loro a un certo punto mi lasciano anche andare. Senti che bello che è varare una legge che è solo per me, ed in galera ci va chi protesterà.